Guardi, a questo punto l'unico atto responsabile che io vedo è quello di mettere immediatamente in vigore il piano B, perché al di là delle giuste polemiche sullo scudo che è stato prima messo, poi tolto, eccetera, poi restano i fatti. Resta l'atto di citazione depositato dal Mittal al Tribunale di Milano che chiude. Taglia la testa a queste giuste polemiche e dice: anche se mi rimettessero lo scudo, io me ne vado. Tant'è vero che Mittal ha chiuso anche la Polonia, ha chiuso anche la produzione d'acciaio in Polonia, dove sta mandando a casa un sacco di gente. A questo punto, va messo in piedi il piano B. Io ho delle idee, delle opinioni che probabilmente non sono condivise da tutti, ma io penso che, pur essendo io stato contrario e sapendo com'è finita l'IRI, com'è finita l'EFIM, Motta, Alemagna, eccetera, so anche che in questo paese ci sono alcune poche grandi aziende che funzionano. Leonardo, Enel, Eni, Poste, guarda caso sono tutte aziende partecipate allo Stato. Io non vedo, fermo restando quello che ci dice l'Europa, le regole, altra soluzione che un Che è quella. intervento pesante dello Stato insieme ad acciaieri italiani.